saluti. Ben trovati e benvenuti, è bello vedere la sala consigliare così, posso dire, gremita in occasione di questo primo appuntamento della nuova rassegna organizzata dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione. Ringrazio l'assessore Giulio Arcolombo che è con noi questa sera, dedicata alla filosofia e, come dicevo prima scherzando proprio con Gigliola, vuol dire, alla scadenza del decimo anno di immeritata gestione della biblioteca di Ora Coderva, ho la felicità di inaugurare questa rassegna dedicata alla filosofia. Io e me sono laureato in filosofia come i nostri esimi ospiti e sono in realtà in questo momento in prestito nell'ambito dell'informatica e quindi non ho la fortuna come loro invece di poter continuare a insegnare, leggere, approfondire i testi appunto e gli argomenti filosofici. Partiamo dal libro che Gianfranco Giudice e Filippo Casati, che sono qui con noi questa sera accompagnati da Giuseppe Milcare, hanno scritto qualche anno fa e che è stato un po' anche il volano che ci ha portato all'organizzazione di questa iniziativa. Lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di avere ospiti sempre Gianfranco, Filippo, in occasione appunto della presentazione del loro libro. Alla fine della serata, se lo volete, potete, e se non l'avete già acquistato, cosa che mi sorprenderebbe in caso negativo, potete acquistarlo perché vedete che c'è anche una piccola selezione di testi dedicati, in particolare agli autori e agli argomenti che affronteremo questa sera, e ci sarà anche il libro di Gianfranco e di Filippo. La scommessa è di affrontare tematiche e autori filosofici, in questo caso ci concentriamo sul periodo della filosofia antica, in una forma dialogica, in un certo senso cercando anche di far rivivere quella tradizione che risale a, se vogliamo, anche ai dialoghi platonici, con appunto il filosofo Uno, come mi sono permesso di presentarlo in un post su Facebook nelle ore scorse, che appunto è Filippo Casati. Uno, due, solo e esclusivamente per l'ordine alfabetico. Filosofo due, che è Gianfranco Giudice, e l'arbitro, che è Giuseppe Milcare. Io continuerei a parlare per ore di questi argomenti, però so che voi siete qui non tanto per ascoltare me, quanto per ascoltare loro. Quindi, di nuovo, ringrazio voi del pubblico per essere intervenuti questa sera. Al termine della, come dire, prima parte, c'è anche la possibilità, da parte del pubblico, se ci sono domande, osservazioni, commenti, di intervenire. Mi tocca anche giustamente ringraziare Fabrizio Aliprandi, che riprenderà la serata di questa sera e tutte le serate, diciamo così, del ciclo, di modo tale che potranno poi essere pubblicate sui nostri canali digitali ed essere anche recuperate da voi stessi che siete qui questa sera oppure anche da chi non ha potuto partecipare. Credo di avere detto tutto, se ho dimenticato qualche cosa chiedo scusa a chi ho dimenticato e lascio la parola ai nostri ospiti. Grazie e buona serata. Buonasera a tutti. Allora io devo quindi subito fare una confessione, non sono un filosofo, quindi questa è una cosa positiva. Benvenuti, grazie per essere qui, grazie all'amministrazione comunale di Lurago e alla biblioteca per questa opportunità. E i sentieri della filosofia, quando nei giorni scorsi pensavo a come introdurre questa rassegna, mi è venuta in mente una pagina di un'opera celeberrima, La storia della filosofia occidentale di Bertrand Russell, e lì il filosofo britannico, all'inizio di un capitoletto su Eraclito, fa una considerazione su un atteggiamento duplice che si può tenere a proposito della grecità classica. Da una parte quello della venerazione,
dall'altra quello dello scetticismo. Da una parte gli ammiratori incondizionati di quella cultura, dall'altra invece coloro che la rifuggono come, come qualcosa di ormai superato dal progresso e dalla scienza contemporanea. E secondo me Russell dice una cosa interessante, e cioè che non bisogna forse tenere né l'una né l'altra posizione estrema. E in fondo è quello che proveremo a fare questa sera e nelle prossime. Avvicinarci a questi pensatori antichi, sentieri della filosofia, questo percorso che iniziamo questa sera, comincia dalle origini del pensiero, Eraclito e Parmenide, e per arrivare fino al pensiero ellenistico, passando attraverso alcuni caposaldi, alcuni maestri di questo pensiero, Socrate, Platone, Aristotele. E da una parte quindi tenteremo di avvicinarci a loro, cercheremo di farli propri, cercheremo di credere al pensiero di questi filosofi. Non so poi se i miei compagni mi diranno che credere non è forse la parola giusta, però poi, così come ci avviciniamo a loro, proveremo anche a distanziarcene con spirito critico. Filippo Casati e Gianfranco Giudice sono filosofi. Di solito quando li presento in questo modo mi dicono no, aspetta, no, sono filosofi e insegnano filosofia nelle scuole della provincia di Como. Come è stato già detto, hanno scritto a quattro mani un bel volume dal titolo Che cosa resta della filosofia, pubblicato nel 2019. Da Edizioni Stil Novo, nel quale provano a ragionare sulla loro materia, che cos'è la filosofia, qual è il suo ruolo nella società di oggi. E sono convinto che una parte di queste riflessioni emergerà naturalmente anche in questa rassegna. Il tema dell'incontro di questa sera è l'inizio, come dire, della filosofia. Filippo e Gianfranco discuteranno di due filosofi, Eraclito e Parmenide. Proveremo anche a farvi sentire, come dire, la loro voce attraverso alcuni frammenti dei loro testi. Ma per entrare nel vivo dei temi, degli argomenti di cui Eraclito e Parmenide discutono, è necessario forse un inquadramento generale, non lungo naturalmente, ma che ci permette di capire chi sono queste due figure, qual è il loro contesto storico, quali sono gli argomenti che non sono solo di Eraclito e Parmenide, ma di un'intera civiltà. Allora io chiederei intanto a Filippo di cominciare a parlarci della distanza che ci separa rispetto ad Eraclito e Parmenide e ai filosofi loro contemporanei, i cosiddetti presocratici. Sì, allora innanzitutto buonasera a tutti e grazie di essere qui e grazie alla Biblioteca di Lurago e all'amministrazione comunale che ci hanno dato la possibilità di organizzare in questa bellissima sede questo evento, insomma non è scontato. E questa sera, come ha anticipato Giuseppe, parleremo della filosofia presocratica, cioè della fase più antica della filosofia greca, che va dagli inizi della nascita della filosofia all'inizio del VI secolo a.C. fino a circa la metà del V secolo a.C., quindi fino all'avvento della sofistica, a Socrate, di cui ci occuperemo poi ampiamente la prossima volta, nel prossimo incontro. Ora, ci troviamo quindi di fronte all'inizio della filosofia. Ben inteso, l'inizio della filosofia non è solo l'inizio di una seppur illustre, diciamo, tradizione di pensiero, è l'inizio della civiltà occidentale, in qualche modo, l'inizio dell'Occidente, perché la civiltà occidentale che nasce appunto in Grecia, che affonda le sue radici nella cultura greca, è l'unica civiltà che ha sviluppato qualcosa come una tradizione di pensiero razionale. Una tradizione che poi ebbe uno sviluppo meraviglioso in epoca antica, che poi in qualche modo però
ha preparato il terreno per quella che secoli dopo sarà la rivoluzione scientifica. Quindi se noi ci guardiamo attorno e vediamo l'impatto che lo sviluppo di un pensiero razionale, filosofico, scientifico ha avuto sulle nostre vite quotidiane, a partire dallo strumento che sto utilizzando in questo momento, capite la portata di questa rivoluzione di cui parleremo stasera. Quindi potremmo dire, senza esagerare, che siamo di fronte, in Grecia, nel VI secolo avanti Cristo, forse alla più grande rivoluzione della storia dell'umanità, che ha segnato in maniera indelebile il destino della nostra civiltà. Ora, quando parliamo dell'inizio della filosofia, questo è il punto, cioè parliamo dei nostri inizi, quindi degli inizi della nostra civiltà, cioè di qualcosa che ci appartiene anche se non lo sappiamo, quindi dell'inizio della nostra storia. La cosa curiosa però, su cui vorrei insistere ora, è che se gettiamo uno sguardo in questo inizio, l'impressione che ci dà è quella di uno straniamento, di uno spaesamento, perché in qualche modo questo inizio è oscuro. È avvolto nell'oscurità, è enigmatico, difficilmente decifrabile, produce un senso di distanza, di incomprensibilità in qualche modo. Perché? Ora, c'è una ragione contingente in qualche modo che è legata al modo in cui ci sono arrivati questi filosofi, cioè ci è arrivato, è stato trasmesso il pensiero di questi filosofi. Noi non possediamo opere complete della filosofia greca prima di Platone, quindi prima della prima metà del IV secolo avanti Cristo. Quindi i filosofi di cui parleremo stasera, noi rispetto a questi filosofi non possediamo opere complete ma solo frammenti, cioè passi che sono stati trasmessi dalla tradizione successiva, citati da autori magari vissuti secoli dopo, che hanno consentito a questi filosofi di parlarci in qualche modo, ma di parlarci in maniera frammentaria. Quindi il lavoro che ci troviamo a fare quando ci confrontiamo con i filosofi presocratici è quello di mettere insieme dei pezzi, dei residui di un quadro complessivo che è andato perduto irrimediabilmente. Quindi dobbiamo innanzitutto abbandonare la pretesa di voler ricostruire questo pensiero con obiettività, cioè di dire cosa ha autenticamente detto Eraclito, non lo sapremo mai. Noi possiamo ricostruire una tradizione che si è coagulata attorno al nome di Eraclito o di Parmenide, sapendo comunque che qualcosa è andato irrimediabilmente perduto. Quindi già questo rende particolarmente difficile il confronto con questi filosofi. In secondo luogo, questa distanza che noi avvertiamo, no, nel momento in cui ci confrontiamo con questi primi pensatori è dovuta forse anche a una questione più profonda e più essenziale, cioè al fatto che questi pensatori parlano prima che vengano a definirsi alcune categorie di pensiero che noi diamo per scontate, no? Poi forse Gianfranco ne parlerà in maniera più approfondita più tardi, però cominciamo ad accennare qualcosa. Cioè questi pensatori parlano ad esempio prima che si sia stabilita una distinzione chiara fra uomo e natura, fra spirito e materia, fra astratto e concreto. Quindi quello che facciamo quando ci approcciamo a questi pensatori è uno sforzo molto importante di spogliarci delle nostre categorie mentali per cercare di attingere a una dimensione che viene prima di queste categorie. Ed è uno sforzo molto importante, in qualche modo destinato in una certa misura a fallire, ma che rende questi pensatori, secondo me, particolarmente affascinanti. Ora, noi siamo di fronte, nella Grecia del VI e del V secolo, all'emergere del pensiero razionale, cioè il pensiero razionale gradualmente, lentamente, comincia a emergere dal mito, comincia a emergere dall'epos, e ne porta però ancora con sé i tratti, i segni profondi, cioè un pensiero ancora, tra virgolette, profondamente contaminato dalla dimensione mitica, dalla poesia. È un pensiero che si serve di immagini potenti, di immagini poetiche, con un linguaggio oracolare come quello di Eraclito, che dice, non dice, che allude, che va interpretato, e quindi che richiede anche un lavoro ermeneutico molto importante, no? Ecco, la cosa che vorrei sottolineare è un pensiero che sta lentamente, un pensiero aurorale, no? Un pensiero che sta degli inizi, che sta emergendo lentamente appunto dalla poesia e dal mito, in qualche modo si confonde ancora con queste dimensioni. Però già in questo pensiero degli inizi, già dal primo filosofo che ci ricorda la tradizione, che è Talete di Mileto, noi vediamo in maniera molto chiara e distinta quella che è lo spirito di fondo di tutta la tradizione filosofica, o meglio.
lo spirito della prassi filosofica, cioè di quell'atteggiamento nei confronti del mondo che è la filosofia. E notiamo innanzitutto una cosa, no? Come dicevano Platone e Aristotele, la filosofia nasce dalla meraviglia. Da una meraviglia del tutto particolare, però, perché è una meraviglia che non si rivolge alle cose immediatamente straordinarie, no? Alle cose che rompono la nostra quotidianità, in qualche modo, ma si rivolge a ciò che è apparentemente più scontato e immediato, perché c'è più vicino, no? E che cosa c'è di più vicino e di più immediato e di più apparentemente scontato del fatto di esistere? Quindi questa meraviglia ha per oggetto, fin dall'inizio, l'esistere in quanto tale, l'esistenza, cioè non un aspetto della realtà, ma l'esistenza nella sua totalità. Quindi, come diceva un grande storico della filosofia, che è Giovanni Reale, la filosofia è fin dall'inizio sapere della totalità, cioè mira alla totalità, mette in questione, fa diventare un problema la realtà, l'esistenza nella sua totalità. Ecco, questo approccio alla totalità, che diventa problema per i primi filosofi, l'esistenza nella sua totalità, emerge dalla parola chiave di tutta la filosofia presocratica, no? Che è anche sta nel titolo praticamente di tutte le opere scritte dai primi filosofi, che è la parola physis. Parola physis, che significa, che noi traduciamo normalmente con il termine natura, in realtà indica qualcosa di decisamente più ampio di ciò che noi intendiamo per natura. Okay? Noi, uomini moderni, abbiamo già delle dicotomie, delle distinzioni all'interno della realtà che ci fanno dire, una cosa è la natura, l'altra è l'uomo e i suoi prodotti. Cioè la natura, nella nostra immagine di uomini moderni, in qualche modo che cos'è? La natura è tutto ciò che si genera da sé spontaneamente in contrapposizione a ciò che è prodotto dall'attività dell'uomo, cioè all'artificio. C'è questa distinzione nel nostro immaginario, natura e artificio. Ecco, questa distinzione in realtà non esiste prima di Aristotele. Aristotele, siamo alla metà del IV secolo. I primi filosofi non conoscono questa distinzione, quindi col termine physis, che noi traduciamo tranquillamente con natura, in realtà indicano qualcosa di molto più ampio. Physis, da phio, che vuol dire generare, indica tutto ciò che si genera, tutto ciò che nasce. Quindi la totalità dell'essere, di cui l'uomo è una parte, una manifestazione, e in cui non occupa ancora una posizione particolare. Sarà solo Socrate che in qualche modo comincerà a riflettere sull'uomo come un ente che occupa una posizione particolare nel cosmo. Questi primi filosofi si approcciano alla realtà come un tutto unitario in qualche modo, e lo problematizzano nella sua totalità per individuare un principio in grado di spiegare la realtà in tutti i suoi aspetti, che i primi filosofi chiamano arché. Quindi vedete una distanza, no, che però già fin dall'inizio, no, rivela in qualche modo un segno distintivo di quella che sarà la filosofia nel corso di tutta la sua storia. Grazie Filippo. Gianfranco? Allora, aggiungo, buonasera, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per chi ha organizzato evidentemente questo ciclo che prende avvio questa sera, che insomma non è qualcosa, diciamo, di usuale, quindi anche il coraggio, insomma, di chi comunque ha deciso di organizzare questi incontri. Allora, Filippo ha già detto sostanzialmente quasi tutto, per cui a me non resta che fare chiaramente nello sviluppo ci saranno punti sui quali torneremo. Mi resta fare qualche sottolineatura ed evidenziare qualche aspetto, per non ripetere evidentemente le cose che sono già state dette. Ecco, io direi che da un certo punto di vista noi andiamo ad affrontare, appunto, con la distanza che è stata già appunto descritta, quello che è appunto l'inizio di che cosa? L'inizio del pensiero,
poi diciamo del pensiero razionale, io direi soprattutto del pensiero, che poi certamente assume le caratteristiche di quello che poi si chiamerà il logos, no, la ragione, il pensiero razionale, che però all'inizio, quindi nei pensatori cosiddetti presocratici, in realtà è impastato di tante altre cose, perché poi appunto parleremo di Parmenide, per esempio, e vedremo che il suo pensiero è un pensiero che è ancora poesia, quindi qualche cosa che oggi avremmo difficoltà nel dire pensiero, se noi intendiamo il pensiero secondo categorie rigide. Se noi invece intendiamo il pensiero e il pensare nella sua accezione più ampia, beh, certo che è pensiero, perché la poesia che cos'è se non è pensiero? L'arte che cos'è se non è pensiero? La scienza che cos'è se non è pensiero? La matematica che cos'è se non è pensiero? La tecnica che cos'è se non è pensiero? L'astronomia che cos'è? La geometria? Qualunque attività umana è pensiero. Quindi, quando parliamo di pensiero, delle origini del pensiero, dell'inizio, stiamo parlando dell'inizio, appunto, del pensiero, che poi si definirà con caratteristiche che poi lo porteranno, appunto, già arrivando a Platone, Aristotele, Socrate, insomma, vedremo, quindi nell'arco di 200 anni, 300 anni, a distinguersi secondo queste categorie, che poi appunto sono quelle che arrivano fino a noi, perché se oggi noi parliamo appunto di pensiero, dobbiamo aggiungere un aggettivo, no? Pensiero di che tipo? Pensiero matematico, pensiero filosofico, anche la filosofia è una forma di pensiero, no? Pensiero scientifico, e poi nell'ambito del pensiero scientifico non sono la stessa cosa la biologia, la chimica, la logica, la matematica, l'astronomia, per non parlare poi di altre scienze, le scienze esatte da quelle empiriche. Quindi noi oggi usiamo delle categorie che sono le categorie dello specialismo, con cui distinguiamo tanti settori, e chi pensa, i pensatori, no? Gli uomini di pensiero, si dedicano a uno di questi ambiti, no? Difficilmente possono dedicarsi a più di uno. Poi ci sono magari, come dire, figure geniali che possono dominarne più di uno, magari ne hanno dominate anche più di una nel passato soprattutto, insomma. Però appunto oggi è oggi, ma possiamo dire, a partire già dalla filosofia classica, quindi Platone, Aristotele, ma poi arrivando soprattutto all'età moderna, abbiamo appunto un pensiero che diventa specialismo. Invece, andando alle origini, all'inizio appunto, lo sforzo che noi dobbiamo cercare di fare per capire il senso di questo pensiero aurorale, come è stato chiamato, è quello di provare a metterci da un punto di vista, fare il tentativo, lo sforzo per metterci da un punto di vista che è davvero molto distante dal nostro. È davvero abissalmente lontano dal nostro. E allora, per farla breve, due punti, no? A cosa ci serve questa cosa qui? Perché è utile, è interessante farlo, questo sforzo, no? Perché è uno sforzo. E poi si può fare, cioè è possibile, è possibile, fino a che punto è possibile fare uno sforzo di questo tipo. Allora, a cosa ci serve? Ma io credo che ci serva non tanto per una curiosità astratta, cioè sapere che cosa ha detto Eraclito, Parmenide, Talete. Sì, certo, questa è un'erudizione che sicuramente è importante, interessante, come sapere tante cose, insomma, e comunque non le sapremo mai tutte, no? Ma sì, può essere la curiosità, ecco, diciamo, sì, che cosa hanno detto i primi, no? Cioè io, ma non è questo, insomma, l'utilità, l'interesse è quello di provare a capire il senso
di quello che noi siamo. Appunto, Filippo parlava delle origini dell'Occidente, delle origini del pensiero occidentale, di una tradizione che ha più di 2000 anni. Cioè, il senso del, diciamo, del punto dal quale siamo partiti per arrivare a costruire quella modalità particolare di relazione con il mondo e con le cose, con noi stessi, che è il pensiero. Altre forme viventi, altre, diciamo, cioè, l'essere umano ha come sua caratteristica quella di pensare. Come nasce questa forma particolare che è il pensiero? E quindi l'interesse è questo. Come nasce? Quindi a me viene, ed è l'altra, seconda, ultima cosa che dico, viene in mente un paragone che è quello appunto dello sviluppo dell'essere umano. Immaginiamo appunto quando noi nasciamo, siamo bambini, poi diventiamo adulti. Ora, certamente l'adulto ha superato il bambino, in un certo senso, certo, lo ha superato, è andato oltre. Però, come dire, possiamo dire che lo ha superato, uso il termine superato che è un termine filosofico, di una filosofia che, insomma, superato non vuol dire cancellato, non vuol dire abolito, non vuol dire annichilito. Superato vuol dire che sei andato oltre, ma conservi dentro, in qualche modo, in nuce, diciamo in una forma che è quella appunto dell'inizio, c'è un'impronta che rimane comunque anche quando tu sei andato oltre. Proseguo con l'esempio. Ogni adulto è anche quel bambino che è stato quando è stato bambino. Ognuno di noi che è un adulto è quell'adulto che è, sicuramente molto diverso dal bambino che è stato, ma è quell'adulto anche per quel, diciamo, in relazione a quel suo modo di essere bambino, che per esempio si meravigliava di fronte alle cose in un certo modo piuttosto che in un altro, che aveva uno sguardo ingenuo sul mondo, che come dire, si rapportava alle cose con appunto quello sguardo che non è più quello dell'adulto, ma che in qualche modo ogni tanto ritorna anche nell'adulto, per quello che siamo stati, diciamo, per come siamo stati e in relazione a come siamo stati anche bambini. Ecco, uno sguardo ingenuo. Ecco, chiudo su questo. Il pensiero delle origini, per certi aspetti, poi leggeremo qualche frammento, ci può apparire molto ingenuo, per certi aspetti quasi disarmante, no? No, come può essere, immaginiamo, una riflessione, una considerazione che fa un bambino se noi guardiamo a quella riflessione, oppure immaginiamo un disegno se lo guardiamo con gli occhi dell'adulto, no? Ci sembra appunto ingenuo. Ma attenzione, ingenuo, questa parola ingenuo, ha più di un significato, perché noi gli diamo il significato di ingenuo come una cosa che conta poco, una cosa di poco valore, no? Ingenuo, cioè sei un ingenuo, come per dire sei un fesso, no? Quando, diciamo, si tratta di ragionare in termini, ma ingenuo, la stessa radice della parola, ci dice che è relativo a qualcosa che è allo stato nascente, che è qualcosa che è prima della nascita addirittura, quando le cose stanno nascendo, quando stanno crescendo, quando si manifestano. Ecco, allora, il pensiero cosiddetto presocratico ci permette di cogliere proprio il germogliare del pensiero, prima che si differenzi e si specializzi in tutti quei campi che poi diventeranno quelli caratterizzanti della nostra cultura, filosofia compresa. Perché Eraclito e Parmenide, parliamo di loro perché di loro appunto poi andremo a parlare, non possiamo definirli neanche filosofi. Già questo è interessante, è più corretto definirli sapienti, perché appunto la stessa filosofia come campo specialistico del pensare non c'è ancora 2500 anni fa. E quindi la stessa filosofia poi si differenzierà e nascerà come un ambito specifico che germoglia sempre da quelle radici che sono il pensiero, che all'origine è qualcosa appunto di molto, molto distante da noi. Posso, riflettevo anche sul fatto che chissà se questa
diversità di cui hai parlato sia tu Gianfranco sia Filippo, questa diversità di pensiero con categorie che noi siamo abituati a considerare per scontate, non ancora emerse alla consapevolezza. Ecco, chissà se non ci serva proprio confrontarci con questa diversità, anche per imparare a fronteggiarla, per essere forse più tolleranti. Dato che uno degli obiettivi, degli scopi di questa rassegna è quello di provare ad associare il discorso rigoroso, specialistico della filosofia con le inevitabili esigenze della divulgazione, io vi vorrei chiedere, ma qui faccio l'arbitro fino in fondo, vi chiedo di contenere il vostro successivo intervento. Ecco, chiederei se poteste fare un breve inquadramento della figura storica e dell'opera di queste due, di questi due filosofi sapienti, magari partendo da Parmenide, Filippo, e poi Eraclito, Gianfranco. Sì, sarò brevissimo anche perché non c'è molto da dire sulla vita di Parmenide. Di Parmenide, come di quasi tutti i pensatori presocratici, sappiamo pochissimo. Sappiamo che vive in Magna Grecia, quindi ecco, questa è una cosa da sottolineare: la filosofia nasce non esattamente nella Grecia continentale, ma nelle colonie, quindi che fanno parte del mondo greco, ma che stanno fuori da quella che noi geograficamente chiamiamo Grecia. Quindi in Ionia, Eraclito e la scuola di Mileto, che Ionia fa parte, diciamo, della Turchia attuale, la zona dell'Egeo, e in Magna Grecia, cioè nell'Italia meridionale, in Sicilia. Parmenide vive in Magna Grecia, nasce ad Elea, che oggi si chiama Velia, ed è in Campania. Vive la sua vita ad Elea, a cavallo tra il VI e il V secolo a.C. Sappiamo che ad Elea fonda la sua scuola, che poi diventerà celeberrima, la scuola di Elea, appunto, scuola eleatica, che sarà una delle scuole più famose dell'antichità greca. E sappiamo che scrive un'opera. Un'opera che reca il titolo Perifiseos, cioè sulla natura, che è il titolo praticamente di tutte le opere dei pensatori presocratici, hanno lo stesso titolo, sulla natura, cioè intorno alla physis, no? Abbiamo accennato prima. Ora, quest'opera di Parmenide ha una peculiarità rispetto agli scritti di Eraclito e dei filosofi della scuola di Mileto, cioè non è in prosa ma è in versi, cioè è un poema in versi. Ora, questo fatto ha diciamo, suscitato delle perplessità fin dall'antichità e le ha suscitate ancora tra gli interpreti contemporanei, per il fatto che insomma, questa forma della comunicazione in versi non sembrava prettamente adeguata a veicolare un messaggio, un contenuto teoretico così complesso come quello di Parmenide. Perché Parmenide scrive un poema in versi per fare filosofia? Ecco, questo rivela però una nostra incapacità di calarci nel contesto storico in cui opera Parmenide. Cioè, Parmenide scrive e opera in un contesto, nel contesto della civiltà greca arcaica, che è un contesto in cui la transizione dall'oralità alla scrittura non è ancora pienamente compiuta, in cui la forma prevalente di comunicazione è ancora quella orale, e in cui la forma prevalente della comunicazione letteraria, si fa letteratura, ma la si fa in versi, cioè la forma dell'epos, Esiodo, Omero, scrivono in versi. Quindi la forma normale di comunicazione è quella del poema in versi. Perché? Perché è una civiltà orale dove i testi per lo più venivano memorizzati e venivano recitati a voce, la scrittura in versi consentiva una più facile memorizzazione. Quindi Parmenide si ricollega a questa tradizione e scrive anche lui in versi. La novità invece è rappresentata da Eraclito e dai filosofi della scuola di Mileto, che scrivono per la prima volta in prosa. Ecco, la cosa sconcertante, se vogliamo, è che in questa modalità comunicativa ancora legata alla tradizione, profondamente legata alla tradizione, Parmenide fa passare un messaggio filosofico di una radicalità e di una novità impressionante. Il pensiero di Parmenide è rivoluzionario, quindi segna proprio una frattura anche all'interno della storia del pensiero greco, perché per la prima volta introduce una riflessione sulla parola essere, in greco einai. No. Se abbiamo detto in qualche modo la filosofia
fin dalle origini, fin da Talete, no? Un pensiero che mira alla totalità, quindi a indagare ciò che vi è di comune in tutte le cose. I primi filosofi ionici, certo, si erano interrogati sul principio, sull'origine da cui scaturisce l'essere di tutte le cose, ma nessuno però aveva indagato il significato della parola essere, aveva riflettuto in maniera esplicita su questa parola, essere, che è la parola, diciamo, che struttura il nostro linguaggio, che in qualche modo è la parola più scontata in assoluto, che ci è più vicina, no? Che più ovvia apparentemente, ma è la parola più misteriosa, perché sfido chiunque a definire questo concetto. Ecco, e chiudo. Proprio attraverso la riflessione sul concetto di essere, Parmenide arriverà a porre dei problemi enormi su cui si arrovelleranno tutti i pensatori successivi, anche i pensatori classici, anche Platone, anche Aristotele e anche in seguito, dopo la tradizione antica, no? Quindi un pensatore che attraverso, e qui vediamo, no, il sorgere della filosofia a partire dall'epos e dal mito, quindi attraverso uno stile comunicativo ancora legato alla tradizione epica, ci trasmette però un contenuto filosofico assolutamente dirompente e rivoluzionario, di cui parleremo tra poco. Ok, no, se Parmenide venerando e terribile, come diceva Platone, di lui non abbiamo molto, invece su Eraclito e il suo caratteraccio invece abbiamo più notizie storiche. Allora sì, cerco di essere molto sintetico, perché in effetti appunto anche di Eraclito c'è qualche notizia in più rispetto a Parmenide, ma si tratta sempre di notizie molto frammentarie. Ecco, la cosa interessante, appunto, adesso diceva Giuseppe, che ad Eraclito, come ad altri di questi pensatori più antichi, sono associate, vengono trasmesse poi nella tradizione, appunto, delle caratterizzazioni, delle tipizzazioni che riguardano appunto il loro carattere, come, no? E questo, diciamo, è emblematico, perché è il modo con cui questi pensatori delle origini sono stati trasmessi poi successivamente, perché prendendone un aspetto che è quello che doveva riassumere anche il senso del loro pensiero, anche evidentemente con delle forzature e a volte anzi con delle vere e proprie, invenzioni dal punto di vista proprio storico, diremmo noi. Comunque, per quanto riguarda Eraclito, appunto, come diceva prima Filippo, anche lui vive in una, città che è una colonia dell'Asia Minore, Efeso, e vive anche lui più o meno contemporaneo, siamo appunto tra la fine del VI secolo e la prima metà del V, e Eraclito, noi abbiamo notizie che ci dicono del suo interesse per la vita politica, per le vicende della sua città e anche per la critica molto aspra che lui rivolge a chi governa la sua città. A un certo punto, essendo Efeso in un territorio che era anche sotto, l'influenza della Persia, Efeso ebbe anche, un regime politico influenzato appunto dall'impero persiano, e a un certo punto gli esponenti di questo governo filo-persiano furono destituiti, cacciati dal potere. Tra questi c'erano anche degli amici di Eraclito, lui, un tale Ermodoro si chiamava, che è un suo amico, e lui, in seguito a questa vicenda politica che lo vede contrapporsi al governo della città, prende le distanze, se ne va, e comincia ad essere molto critico, molto duro, con chi governa appunto Efeso. E questo sicuramente ha contribuito anche a definirne questo carattere, che appunto è legato a aspetti come la misantropia, l'oscurità che è legato a questi suoi frammenti che contengono un pensiero ai limiti dell'enigma, e soprattutto il suo disprezzo nei confronti degli altri suoi concittadini,
che come dire, è legato a che cosa? La tradizione lo lega anche a, poi vedremo appunto anche alcuni aspetti del suo pensiero, anche al fatto che lui riteneva appunto che chi non ha il sapere in qualche modo si pone su un piano di inferiorità rispetto a chi ha il sapere. Quindi lui stabilisce una gerarchia fondamentalmente tra chi detiene il sapere e chi non ha il sapere. Quindi un'aristocrazia che non è legata tanto alla ricchezza e alla potenza, ma all'avere o non avere il sapere. Quindi questo, diciamo, è un aspetto che magari avremo occasione di riprendere. Voglio dire solo una cosa per capire di che cosa stiamo parlando. Le notizie che riguardano la vita di Eraclito, trasmesse da Diogene Laerzio, le vite dei filosofi, riporta, questo su tutti i manuali viene riportato, come Eraclito è morto. Come è morto Eraclito? No? È interessante per capire di che cosa stiamo parlando. Quindi stiamo parlando di qualcosa che, è tra la leggenda, il mito, le invenzioni. Insomma, Eraclito che si ritira nei boschi, no, vicino alla sua città, perché rifiuta completamente. Quando i suoi concittadini gli chiedono di dare una mano per scrivere le leggi della città, lui rifiuta con disprezzo e si mette a giocare con dei fanciulli, a un gioco tipo quello dei dadi, e come muore? Lui si nutre di bacche, erbe, e quindi il suo corpo, si riempie di liquidi. Si riempie di liquidi, quindi si ammala di idropisia e quindi lui, per curarsi, che cosa fa? Questo raccontano tutte le tradizioni dossografiche. Praticamente si cosparge il corpo di letame, no? Perché pensa in questo modo che il calore del letame permetta l'evaporazione dei liquidi e quindi così muore praticamente, noi diremmo, pensate voi il termine che useremmo per dire, no? Muore nella puntini puntini, assalito dai cani che lo sbranano perché lo prendono per, lo considerano una preda. Ecco, allora, per capire, stiamo parlando di uno dei massimi, pensatori dell'epoca presocratica. Le notizie sulla sua vita sono di questo tipo, perché stiamo parlando di Eraclito. Se parlassimo di qualcun altro potremmo, riportare notizie in alcuni casi analoghe. Quindi torno e concludo. Parliamo di qualcosa che è veramente molto lontano da noi anche in questi termini, no? Perché la vita di questi filosofi in realtà è avvolta nella leggenda e quindi alla fine diventa anche poco interessante se noi andiamo alla lettera di quello che dice. È più interessante cercare di capirne il senso. Grazie Gianfranco, grazie Filippo. I nostri due oratori hanno anche selezionato alcune dicotomie che ci permettono, in modo figurato, di far dialogare queste due figure, come se idealmente duellassero. E la prima di queste dicotomie riguarda i concetti di filosofia e di doxa. Filippo e Gianfranco hanno anche deciso di associare ad ognuna di queste categorie dei frammenti da Eraclito e da Parmenide, e mi hanno dato il compito di leggerli, quindi io spero che Eraclito e Parmenide non se la prenderanno se provo a prestare la voce. Il primo frammento che hanno selezionato è il frammento 89, famoso, sugli svegli e i dormienti, e poi Gianfranco ce lo racconterà un po'. In questo modo, a partire dal testo, possiamo entrare nel pensiero di questi autori. In più, la differenza di stile, Eraclito l'oscuro e Parmenide forse il fondatore del linguaggio forse razionale, logico, della filosofia, pensiamo possa emergere. Allora, frammento 89 di Eraclito. Eraclito afferma: per i desti, per gli svegli, uno è comune il mondo, mentre di quanti stanno a dormire, ciascuno si volge via verso un proprio mondo particolare. Gianfranco, ci vuoi raccontare questo frammento? Allora, innanzi brevemente, teniamo l'orologio davanti. Ci penso io. Allora, non è facile spiegare e commentare in pochi minuti. Comunque, gli svegli e i dormienti, questa è una dicotomia, molto importante per Eraclito. Allora, chi dorme, pensiamo al sogno. Il sogno è,
come dire, un pensiero, è una forma del, tra le forme del pensiero esiste il sogno, ed è un pensiero, diciamo così, privato. Ognuno sogna i propri sogni. No, due persone non possono fare lo stesso sogno. Nel sogno ci possono essere elementi comuni, ma i sogni sono diversi. Il pensiero da svegli, il pensiero, diciamo, quando si è svegli, ha a che fare con un mondo che è il mondo comune, che è il mondo di tutti. Certo, ognuno lo può vedere con una prospettiva diversa, però, diciamo, abbiamo di fronte prospettive diverse che riguardano il medesimo. Allora, che cosa ci vuole dire Eraclito con questa dicotomia riportata appunto nel frammento 89? Che il pensiero che vuole, come dire, essere vero, il pensiero che è il pensiero della verità, che poi Eraclito, come dire, mette in relazione con il logos cioè la ragione, e il pensare che è il pensare del logos, che è la ragione, che è la legge che governa tutte le cose, è un pensare che è comune. Il pensare, il logos è comune, cioè cosa vuol dire? Quando noi ci mettiamo su un terreno che è quello della, noi diremmo, della razionalità, che è quello del pensare che è pubblico e non è privato, adesso questi termini noi li usiamo anche con accezioni che sono evidentemente anche nostre, ma va bene perché dobbiamo poi capire il senso del discorso. Quando noi cerchiamo di pensare secondo la prospettiva che è quella, diciamo, razionale, abbandoniamo, come dire, la dimensione che è quella che Eraclito chiama di chi dorme. Il dormiente, pur vivendo nello stesso mondo che è comune a tutti, però non ne conosce la legge. Pur essendo parte del mondo di tutti, ci vive, diciamo, con gli occhi chiusi, ci vive senza avere, come dire, la capacità di pensare questa dimensione che è comune. L'essere svegli significa appartenere al mondo che è il mondo che tutti riconoscono, che tutti possiamo riconoscere. Allora, se dovessimo tradurre in un linguaggio che per noi è ancora più comprensibile, però non è evidentemente il linguaggio di Eraclito, però, come dire, ci serve per capire, pensiamo quando noi cerchiamo di ragionare sulle cose, quando noi, come dire, ci confrontiamo con qualcuno e usiamo l'espressione o cerchiamo di portare il nostro interlocutore su un terreno che è quello razionale, appunto, e diciamo proviamo a ragionare sulle cose, proviamo a esercitare la ragione. Ecco, noi stiamo facendo un tentativo che è quello appunto di portare il confronto su un terreno che è il terreno comune, che è il terreno di una possibile intesa, di un possibile convenire, no? Ecco, Eraclito in qualche modo sta dicendo questo, poi si tratterà di capire in che cosa consista questo pensare che è comune per Eraclito, che appunto dicevo è il logos. Quindi il pensare comune è quello che permette di cogliere la verità, di cogliere qualche cosa che non è legato soltanto ad una prospettiva, che è la prospettiva appunto di ciascuno, che non per questo scompare, ma non è la prospettiva che ci permette di incontrarci con gli altri. Il prossimo frammento invece è dal proemio dell'opera Parmenidea sulla natura. Parmenide immagina un viaggio sovrannaturale nel quale viene accolto nel palazzo della dea Dike, della dea Giustizia. E perdonate questa divagazione relativa alla cornice letteraria, però ho il busto di Dante che ci osserva e il suo è un altro viaggio, come dire, sovrannaturale in un mondo oltre la natura. E allora dal proemio di Parmenide, versi 28-30. Bisogna che tutto tu sappia, sia della verità rotonda il sapere incrollabile, sia ciò che sembra agli uomini privo di vera certezza. E allora Filippo, se ce lo vuoi commentare.
Allora, noi abbiamo scelto questi due frammenti, di uno di Eraclito e l'altro di Parmenide, per mettere in evidenza quello che è un topos, cioè un tema ricorrente di tutta la tradizione antica, cioè la contrapposizione fra il sapere filosofico e il sapere comune, che i greci chiamano doxa, cioè opinione. Ecco, entrambi i passi in qualche modo mettono in evidenza questo. Quello che ha commentato prima Eraclito, Gianfranco di Eraclito, in qualche modo paragona appunto le persone comuni a dei dormienti e invece avvicina il filosofo a colui che ha aperto gli occhi sulle vere essenze delle cose. Ecco, questo proemio del poema di Parmenide ritorna con forza sullo stesso tema da una prospettiva differente. Anzi, possiamo dire che questo scontro frontale fra la filosofia e il sapere comune con Parmenide raggiunge una radicalità che non è mai stata raggiunta prima e non sarà mai raggiunta dopo nella storia della filosofia. Ecco, il proemio lo mette in evidenza chiarissima, in maniera chiarissima, appunto, come diceva Giuseppe. Parmenide all'inizio della sua opera ci racconta un mitos, cioè una storia, ci dice di essere stato trasportato su questo carro al cospetto di una dea dal buio, dalle case della notte verso le case della luce, e questa dea gli rivela la verità. Qua viene fuori già un punto essenziale, cioè l'accesso al sapere filosofico ci viene presentato da Parmenide come un percorso iniziatico che va dal buio, le tenebre, verso la luce della verità, e l'accesso alla filosofia ci viene presentato come una rivelazione divina. Quindi il sapere filosofico ha qualche cosa, ha il marchio del divino in sé, perché pretende di essere l'accesso al punto di vista del tutto, cioè al punto di vista in cui, come, no, come dice Eraclito, noi apriamo gli occhi sulla vera essenza immutabile, eterna delle cose, e l'eterno per i greci è il divino. Quindi c'è anche qui una vena religiosa, profondamente religiosa, che caratterizza tutti i presocratici e in generale un po' tutta la filosofia antica. Cioè la filosofia in qualche modo pone le basi fin dall'inizio per una sorta di teologia naturale, cioè per una nuova esperienza del divino che ormai non ha niente a che fare con la religione tradizionale greca. Cioè nella religione tradizionale greca abbiamo un pantheon di divinità antropomorfe, che hanno spesso gli stessi vizi, anche peggiori, degli uomini, no? Nella filosofia greca si accede a un nuovo concetto del divino, il divino come l'eterno, come l'immutabile, come il principio da cui scaturiscono tutte le cose, come la vera essenza delle cose. Ed è un concetto di divino che però si differenzia anche un po' da quello che è il nostro concetto di divino. Infatti non parliamo di Dio, ma parliamo di divino, perché il nostro concetto di divino che viene dal cristianesimo intende il divino come un'entità personale, no? Che sta fuori dal mondo, è trascendente. Mentre per i greci, per i primi filosofi greci, il divino è la physis, cioè la natura stessa. Cioè la natura, essendo eterna, la natura non nei suoi aspetti particolari, ma nella sua totalità, essendo eterna, è divina. E quindi il sapere filosofico, accedendo alla natura, all'eternità della natura, è divino. E viene contrapposto in maniera molto brutale, già in questo proemio, all'opinione dei mortali. Il sapere comune è dei mortali, cioè di coloro che hanno una prospettiva limitata sulle cose, che si fanno illudere dai sensi, che non sanno arrivare alla profondità della realtà e hanno un sapere privo di certezza, instabile, privo di fondamento. Quindi c'è questa contrapposizione netta, che poi vedremo, viene fuori anche dal contenuto della filosofia di Parmenide, che è una filosofia totalmente spiazzante, che diciamo mette in questione totalmente il senso comune. La seconda dicotomia è centrale per il pensiero dei due filosofi e possiamo dire anche centrale per questa serata, ed è il binomio divenire-essere. In fondo Eraclito viene considerato il filosofo del divenire, Parmenide il filosofo dell'essere, sempre se ragioniamo sulla base di questo ideale, diciamo, duello tra i due filosofi. E allora qui è facile scegliere la citazione sia da Eraclito sia da Parmenide. Per Eraclito il frammento 91, quello del Pantarei, che ci racconta, che ci commenta Filippo. Frammento 91.
Nello stesso fiume, infatti, non si può due volte entrare, né essenza mortale due volte coglierla nella sua disposizione. Ma per rapidità e sveltezza del suo cambiamento si disperde e nuovamente si raccoglie, o meglio, né nuovamente né di seguito, ma nello stesso tempo si costituisce e viene meno, e s'accosta e si discosta. Allora, questo frammento mette al centro quello che è uno dei temi cruciali non solo di Eraclito, ma in generale del pensiero presocratico e più in generale tutto il pensiero greco, che è il tema del divenire, cioè del mutamento, della trasformazione. Ecco, già i primissimi filosofi, in qualche modo, già prima di Eraclito, già la scuola di Mileto, in qualche modo mette l'accento su un fatto apparentemente scontato e banale, cioè le cose si trasformano, la realtà muta, le cose sono in divenire, appunto, in mutamento. E a partire da questa constatazione apparentemente banale, però si pone un interrogativo alla filosofia, cioè se le cose appaiono e scompaiono, nascono e muoiono, allora da dove nascono quando appaiono? Da dove ritornano quando muoiono? Deve esserci qualcosa di immutabile che non cambia e che stia lì come sostrato del mutamento. Altrimenti dovremmo ammettere che le cose appaiono dal nulla e scompaiono nel nulla. No, Talete, il primo filosofo, risolve questo problema dicendo: tutto muta, ma tutto in realtà è una metamorfosi di un principio che rimane immutabile, questo principio è l'acqua. Quindi, al di là della diversità delle cose, tutto è acqua, tutto è trasformazione dell'acqua. Ora, questo problema viene affrontato con la massima radicalità e profondità proprio da Eraclito, tanto che Eraclito è passato alla storia appunto come il pensatore del divenire, in frammenti come quello che ha letto poco fa Giuseppe. Per riassumerlo in maniera più sintetica, Eraclito dice: non si può discendere due volte nello stesso fiume, noi stessi siamo e non siamo. È un'altra versione dello stesso frammento, più semplice. Cosa vuol dire? Noi quando entriamo nel fiume, no? Per la seconda volta pensiamo di entrare nello stesso fiume, in realtà non è più lo stesso perché l'acqua nel frattempo è scorsa a valle e noi stessi non siamo più quelli di prima perché nel frattempo siamo cambiati. Quindi da qui la famosa, un altro frammento famosissimo, Pantarei, tutto scorre, laconico, che riassume benissimo questo concetto. Cioè Eraclito arriva a constatare il perenne flusso, il perenne mutamento di tutte le cose, tutto muta. Ecco, attenzione, Eraclito però non dice le cose mutano, qualcosa muta, dice tutto muta, cioè tutto è in perenne mutamento, cioè la physis, la natura, è un eterno divenire in cui tutto si trasforma, niente rimane uguale a se stesso. Questo significa la natura non deve essere intesa come un insieme di cose, le identità delle cose sono fuggevoli. Le cose hanno un'identità precaria. Cos'è che permane eterno? No, cos'è questo fondamento immutabile? Cos'è l'eterno? È il processo, non sono le singole cose. Quindi la physis non è un insieme di cose, è un processo, un divenire eterno. No, Eraclito altrove lo paragona a un fuoco eternamente vivo che si accende, si spegne, genera le cose, in cui le cose ritornano quando muoiono. No? La natura come processo eterno, come se fosse un grande organismo vivente che cambia continuamente il suo aspetto e i suoi organi, ma che rimane vivo, e questa attività della natura è ciò che rimane immutabile. Quindi qui vedete una caratteristica tipica di Eraclito, le conclusioni paradossali. Tutto muta ad eccezione del mutamento. Ciò che rimane immutabile è il mutamento stesso. Parmenide invece, per le ragioni dell'essere, si fa dire dalla divinità in questo frammento, il numero 2. Ecco che ora ti dico, e tu fa tesoro del detto, quelle che sono le sole due vie di ricerca pensabili. L'una com'è, e come impossibile sia che non sia. Di persuasione è la strada che a verità s'accompagna. L'altra come non è, come sia necessario non sia, che ti dichiaro sentiero del tutto estraneo al sapere. Mai capiresti ciò che non è, è cosa impossibile, né definirlo potresti.
Gianfranco. Allora, sì, questo diciamo che ha appena letto Giuseppe, diciamo così, è un frammento che, come dire, è emblematico, no, del carattere estremamente, come dire, astruso, complesso, no? Insomma, quando si vuole fare un esempio del fatto che la filosofia è qualcosa che così, insomma, un po' fuori di testa, no? Ecco, sicuramente questa è una delle citazioni, come dire, più indicate, insomma, ecco, appunto, l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Insomma, una volta ho sentito uno dire che è uno scioglilingua. È che è uno scioglilingua. Allora, il problema qui è, cerchiamo di capire appunto il senso di questo frammento, che dicevo all'inizio, insomma, stiamo parlando di quello che è all'origine di tutto il nostro pensiero, ed è difficile capire in che senso un frammento del genere sia all'origine del nostro pensiero, proprio perché quello che dice è così astruso, è così, complicato da capire, proprio perché è assolutamente semplice. Cioè, come dire, immaginiamo l'aria che noi respiriamo, no? Che ci permette di vivere, è così importante che ce ne accorgiamo soltanto nel momento in cui non c'è più, però per il resto noi non la vediamo, ma è quello che ci permette di fare tutte le cose che invece non riteniamo più consistenti, più importanti. Allora, cosa vuol dire, cosa significa questo frammento, in che senso è qualcosa di assolutamente ovvio e scontato? E il rapporto che c'è tra il pensare e l'essere. Al centro del pensiero di Parmenide ci sta questa unità profonda che c'è tra il pensare, il dire e l'essere. Ovvero l'impossibilità di pensare, dire, conoscere se manca l'essere. Cerco di spiegarmi con un esempio, no? Di questo tipo. A noi capita di dire non penso a niente, non penso a nessuna cosa. Non dici niente, non conosci niente, no? Non dici niente, non pensi niente. Se noi ci riflettiamo su queste espressioni, è evidente che sono delle espressioni che letteralmente sono senza senso, perché io non posso pensare niente, perché se io penso niente, se io dico non penso niente, no? Penso niente, o dico niente, in realtà questo significa letteralmente che non c'è attività di pensiero e non c'è nessun dire. Perché se io penso, anche se dico che penso niente, sto pensando qualcosa in realtà. Cioè il pensiero non può che essere sempre un pensiero relativo a qualcosa che è. Non si può pensare niente. Pensare niente significa non pensare. Come dire. Cioè, Parmenide ci sta dicendo che la base stessa, appunto, come l'aria che respiriamo, è il presupposto senza del quale non ci può essere nessuna attività vitale, delle più complesse, no? Immaginiamo tutte le cose che noi facciamo, senza appunto l'aria che respiriamo, che è quella che ci permette appunto di vivere. Ecco, facendo questo paragone, senza l'essere, senza, come dire, il pensare, il dire, il conoscere, perché il discorso che fa Parmenide fa riferimento a tutte e tre queste dimensioni, necessitano di questo
presupposto. Perché senza questo presupposto non è possibile alcuna attività, che è l'attività del pensiero nel senso più ampio del termine, come dicevo all'inizio. La via che Parmenide dice essere impossibile, no? Che è quella, diciamo, della notte, la via del non è appunto essere non essere, no? Quindi un gioco di parole. Ma l'altra via è una via che anche soltanto immaginarla e nominarla ti fa cadere subito in contraddizione. Perché per poterla nominare, per poterla anche soltanto indicare, gli devi attribuire un minimo di esistenza, altrimenti non la puoi neanche indicare. Devi quantomeno, come dire, rivolgere il tuo pensiero a qualcosa. Se io dico non essere, no? Se io faccio un'affermazione del tipo non essere, ma non essere che cosa? Cioè, se io dico non è così, no? Pensiamo proprio molto semplicemente a queste frasi, no? Perché poi altrimenti appunto le astruserie diventano ancora più astruserie. Pensiamo proprio per l'affermazione, quando noi affermiamo, aperte virgolette, non è così, non è, ma questo non è rivolto a qualcosa. Cioè io dico che non è la tal cosa, quindi anche il non essere, per poter essere affermato, per poter essere detto, presuppone qualcosa che è, comunque. Cioè, questo sta dicendo Parmenide in un linguaggio poetico, utilizzando appunto la poesia, utilizzando anche il mito, il carro che, diciamo, che va verso la dea con le fanciulle, insomma. Per cui il discorso di Parmenide è un discorso evidentemente non di carattere strettamente logico nella forma, però nel contenuto sì. E quindi Parmenide sostanzialmente sta dicendo, no? Io qui adesso faccio, diciamo, un riferimento a un filosofo, diciamo, successivo, no? Che, come dire, uno dei grandi filosofi, diciamo, occidentali, che è Hegel. Quando Hegel scrive La scienza della logica, no? Che è un'opera, diciamo, fondamentale, stiamo parlando del 1821, lui in questa opera, Scienza della logica, appunto, vuol dire la scienza del pensiero, lui analizza l'origine del pensiero e parte dal pensiero presocratico, dal pensiero greco, dal pensiero presocratico, e parte, diciamo, dagli autori di cui stiamo parlando questa sera. E lui, Hegel, che cosa dice essere la prima categoria da cui nasce il pensiero? Cioè, per poter iniziare a pensare, come chiamola così e chiudo, per poter iniziare a pensare, qual è, diciamo, l'appoggio, il presupposto? È la categoria dell'essere. Perché senza quella non esiste il pensiero. Per poter pensare è necessario pensare l'essere. Poi la domanda è, ma l'essere che cosa? La categoria dell'essere, ecco, immaginiamola come un orizzonte, come la totalità, dentro la quale possiamo, semplificando molto, banalizzando molto adesso con questa affermazione, possiamo ritagliare poi tutte le cose che sono, no? Cioè, l'essere qui va inteso appunto come l'orizzonte, la cornice, che al suo interno poi contiene l'essere di questo bicchiere, l'essere di questa bottiglia, l'essere di questa penna, l'essere di questa sala, l'essere di questo tavolo, cioè tutto quel che noi possiamo pensare ed è pensabile, l'essere concreto, l'essere astratto, l'essere immaginario. Qui stiamo parlando della categoria del pensare. La categoria del pensare in quanto tale presuppone l'essere. Poi se io penso qualcosa di particolare sarà l'essere di quella cosa particolare. Posso, tra l'altro, da questo ragionamento possiamo passare, come dire, alla terza dicotomia. Posso aggiungere una cosa velocissima? Secondo me è importante per il confronto fra Eraclito e Parmenide. Appunto, come diceva Gianfranco, se solo l'essere può essere detto e pensato e il nulla non può essere detto e pensato, vuol dire che il divenire è impossibile per Parmenide, a questo punto. Cioè, se una cosa diviene, si muta, vuol dire che non è più quello che era prima.
Nel momento in cui dico che non è più quello che era prima, io sto dicendo il non essere e quindi sto facendo qualcosa di assolutamente autocontraddittorio per Parmenide. Quindi questa è la contrapposizione fra il pensatore dell'essere Parmenide, che dice che l'essere è immobile e non muta nonostante le apparenze, che sembrano dirci esattamente l'opposto, e il pensiero di Eraclito, che invece tutto muta, tutto scorre, ma proprio questo scorrere è immobile. Forse dicono la stessa cosa in maniera diversa e gli estremi in qualche modo si congiungono, perché tutto muta e tranne il mutamento che è immobile, e Parmenide che dice che l'essere è immobile e quindi non è possibile il mutamento perché implicherebbe un passaggio dal nulla all'essere. Scusami se... No, tra l'altro io vi ringrazio per la capacità di sintesi, perché voglio dire, sintetizzare 2500 anni di dibattito filosofico in 10 minuti. Vi ringrazio. Poi il lavoro del moderatore o dell'arbitro è sempre tremendo, perché vorrebbe farli andare avanti, ma non può. La terza dicotomia discende direttamente da questa, ed è quella della molteplicità, collegata naturalmente al divenire, e quella dell'unità collegata all'essere. Ma forse in realtà la questione è un pochino più complessa di come la sto presentando io. E allora, per Eraclito, qui poi invito Filippo ad intervenire, è stato selezionato dai nostri oratori il frammento 50, che vi leggo. Eraclito dunque afferma che il tutto è divisibile e indivisibile, generato e ingenito, mortale e immortale, ragione e età, padre e figlio, Dio e giustizia, dato ascolto non a me, ma al ragionamento e saggio, che consentano che uno son tutte le cose. Questo frammento celeberrimo, soprattutto nel finale, non dando ascolto non a me ma al Logos, è saggio convenire che tutto è uno, pone al centro un altro grande tema della filosofia presocratica e in generale della filosofia greca, che è il tema dell'unità del molteplice. Cioè anche qui, già dai primi filosofi, già da Talete, in qualche modo si impone questo problema. Quindi già i primi filosofi partono anche qui da una constatazione molto banale, cioè le cose sono molteplici, le cose sono diverse fra loro, la realtà ha aspetti variegati, spesso contraddittori, e da qui l'esigenza profonda di trovare un principio, arché in greco, principio, o forza, anche potere, che sia in grado di tenere insieme questa unità, questa molteplicità in unità, cioè di accomunare tutte le cose rendendole parte di un tutto. Ecco, questa esigenza che tutto sia uno, cioè che la realtà non sia un caos, che non sia una, diciamo, una contraddizione irrisolta di manifestazioni non relazionate fra di loro, ma che sia una totalità armonica. Ecco, questa esigenza è l'esigenza forse più viva di tutta la filosofia presocratica, e anche Eraclito, e soprattutto Eraclito, ne partecipa. Ecco, in tutta una serie di frammenti, compreso quello che abbiamo letto poco fa, Eraclito ci parla di un principio, di una legge che in qualche modo anima dall'interno la realtà e unifica le cose, le tiene insieme. Ecco, questo principio viene chiamato da Eraclito Logos. Con Logos è una parola che avete sicuramente già sentito, da cui vengono tante parole anche, no, nella nostra lingua, non so, biologia ad esempio, no? E significa ragione, pensiero, parola. Potremmo tradurlo in maniera semplice con ragione. No? Noi però, quando pensiamo al termine ragione, ci viene in mente una facoltà dell'uomo, no? Ci sono uomini, esseri pensanti, gli uomini che pensano hanno la ragione. Ecco, Eraclito non pensa in questi termini. Il logos o ragione per Eraclito non è tanto una facoltà umana, ma è la ragione che sta dentro le cose, cioè la legge razionale che governa la realtà dall'interno e che poi può essere colta dal pensiero filosofico. Quindi c'è qualche cosa che sta dentro la realtà, che la governa da dentro, che dà ordine alla realtà, che dà razionalità alla realtà, e questo è il logos. Ecco, è curioso anche riflettere sull'etimologia del termine logos, che viene da legein, raccogliere, cioè tenere insieme. Noi anche oggi, quando diciamo usare la ragione per spiegare la realtà, vuol dire, diamo per scontato che spiegare vuol dire ricondurre tante cose a unità, cioè
ricondurre all'unità e spiegare. Quindi c'è qualcosa dall'interno che governa la realtà, che raccoglie le cose, le rende parte di un tutto. Questo è quello che Eraclito chiama logos. In altri frammenti Eraclito appare identificare questo logos, questa legge, con il polemos, termine greco che significa guerra, contraddizione, opposizione. E qui vediamo un'altra volta l'aspetto paradossale del pensiero di Eraclito. Ciò che unifica le cose è la loro opposizione. Ecco, qui probabilmente Eraclito parte da una costituzione molto semplice, e cioè ogni cosa, per definirsi per ciò che è, ha bisogno del proprio opposto. Il giorno, possiamo pensare al giorno solo in opposizione alla notte e viceversa, il caldo e il freddo. Qui generalizzando Eraclito arriva a dire tutte le cose, per essere ciò che sono, devono opporsi e differenziarsi da qualcosa d'altro. Cioè ogni cosa si definisce per ciò che è in una relazione di opposizione, no? Quindi c'è una coimplicazione degli opposti, gli opposti si richiamano a vicenda. Quindi l'opposizione, la guerra, la differenza, la contraddizione fra le cose, qui non è semplicemente ciò che separa le cose, le oppone, ma è anche ciò che le lega, le tiene insieme in un tutto. Quindi c'è una totalità armonica della realtà, no? Ma questa totalità armonica non è qualcosa che annulla le differenze, ma è un equilibrio, diciamo, conflittuale che si regge proprio sulle differenze e sulla contraddizione. Cioè il principio che governa la realtà, che tiene insieme le cose in un tutto, è la relazione dinamica fra le cose, la rete che collega le cose, ed è la loro stessa opposizione, no? E qui vediamo invece un pensiero molto diverso da quello di Parmenide, che come vedremo tra poco invece arriva ad affermare l'unità delle cose, ma è un'unità che annulla le differenze, per cui la molteplicità si annulla nell'unità. E qui invece è un punto di contrasto importante con Eraclito, no? Beh, io quindi senza indugio vi leggo il frammento di Parmenide, il frammento 8, versi 8-11, e poi chiederei a Gianfranco di commentarlo, magari rapidamente, così diamo la possibilità al pubblico di fare delle domande o degli interventi in conclusione. Frammento 8. Senza nascita è l'essere, e senza morte, tutto intero, unigenito, immobile ed incompiuto, mai è stato, sarà, perché tutti insieme adesso, uno continuo. Allora, sì, diciamo, se la verità è quella dell'essere, la verità per Parmenide è immobile, uno, una, uno, è caratterizzato dall'unità, dall'immobilità, dall'eternità, quindi non è nata, non muore, non si muove, non è molteplice. Cioè esattamente tutto, diciamo, l'opposto di quello che invece, per quello che è il senso comune, per quella che è l'opinione, la doxa, sarebbe invece la verità. Cioè si rovescia completamente la prospettiva. Ovvero, la verità non è il cambiamento, la molteplicità, il mutamento, la trasformazione, il divenire. Chi crede in tutto questo, quindi nel divenire, nella trasformazione, nel cambiamento, fondamentalmente crede anche alla verità del non, crede anche all'esistenza del non essere, no? Questo dice Parmenide. Se io penso che le cose cambiano, allora vuol dire che vanno dall'essere al non essere, questo è il cambiamento. Le cose che nascono e che muoiono, che nascono, muoiono, rinascono, nascono ancora, si spostano, si trasformano, insomma, sono più di una, presuppongono tutti questi processi, presuppongono l'esistenza del non essere. E abbiamo detto che per Parmenide questa è una via impossibile. Allora, chi crede in questo, diciamo, è un illuso, ha una conoscenza, diciamo, illusoria. Non è la verità, ma è un'opinione. L'opinione, per definizione, è qualcosa di incerto, qualcosa che oscilla. Quando noi diciamo che uno ha un'opinione, anche banalmente, se diciamo, ma dimmi la tua opinione,
Beh, questo rimane nel nostro linguaggio, no? Quando si dice ma ti dico la mia opinione, già è presupposto che non è una cosa certa, perché l'opinione per definizione è qualcosa che cambia, qualcosa che si trasforma, adesso è vera, domani non è vera. Allora, qual è il senso anche qui di questo pensiero che qui davvero tocca il paradosso più assoluto? Come diceva Filippo prima, qui tocchiamo l'apice, no, del fare a pugni col senso comune, no? Tocchiamo, diciamo, proprio il vertice dell'andare esattamente in direzione completamente contraria a quello che noi riteniamo, insomma, perché uno dice ma come, non c'è il cambiamento, allora quello che io vedo, quello che io osservo, cioè io non cambio. Allora io, per cercare di cogliere il senso di questo pensiero appunto radicale, no? Cioè, la dico così, no? Quando noi formuliamo, per esempio, una legge scientifica, quando noi fissiamo un principio che riguarda la conoscenza dei fenomeni, quando noi stabiliamo un teorema della matematica, quando noi, come dire, quando noi fissiamo una conoscenza che noi riteniamo essere la verità rispetto a qualcosa, no? Adesso non approfondiamo troppo che cosa significa verità, se poi questa è rivedibile, cambia. Noi, anche se siamo, diciamo, viviamo 2500 anni dopo Parmenide, in qualche modo non diciamo una cosa diversa da quello che dice Parmenide, perché anche noi riteniamo che la verità, cioè ciò che è affidabile, ciò che spiega, ecco, mettiamola così, appunto, la spiegazione, il logos che spiega, riconduce a unità, in questo senso tra Eraclito e Parmenide poi non c'è una differenza, ma non c'è questa contrapposizione completa che invece si è sempre ritenuto esserci. Quando noi, insomma, cerchiamo la verità di qualcosa, in effetti noi cerchiamo qualcosa che è stabile, qualcosa che sta, che è fermo. Cerchiamo qualcosa che, al di là dei mutamenti e dei cambiamenti, si conserva, si ripropone, si ripete. Diciamo, è l'unità della differenza, è l'unità del cambiamento. Ecco, Parmenide in qualche modo ci dice una cosa di questo tipo, cioè la verità per definizione deve essere qualcosa che è stabile, resta. Poi noi possiamo dire che, secondo la scienza contemporanea, insomma, noi sappiamo che le ipotesi scientifiche sono comunque ipotesi fino a prova contraria e quindi non, oggi sono vere, domani sono probabilistiche. Sì, però anche se questa verità cambierà, anche se una ipotesi vera fino a prova contraria, anche se una probabilità, nel momento in cui è formulata come una legge scientifica, come un principio di conoscenza, come una tesi che ci permette di spiegare qualcosa, deve avere una stabilità, deve essere qualcosa che in quanto tale non è soggetto al cambiamento, almeno finché noi diremmo è confermata, questo Parmenide non lo direbbe, ma il senso fondamentalmente è questo qui, cioè la verità è qualcosa che resta, è ferma, si conserva, vale, ha un valore, questo vuol dire fondamentalmente. Grazie, grazie Gianfranco, grazie Filippo. Ecco, io sono, direi che è l'ora per chiedere a voi se ci sono, se avete delle domande o se volete fare delle considerazioni su questo argomento. I filosofi sono qui e possono rispondervi. Posso fare una domanda? Allora, c'è la distinzione tra mito e filosofia, però questi due filosofi fanno molto riferimento al mito. Quindi il mito è la stessa filosofia oppure no? Proviamo magari a raccogliere un'altra domanda e poi se c'è. Anche io non vorrei banalizzare un po' l'intervento, che mi sono piaciuti, li ho ascoltati volentieri, anche se appartengo ad un'altra attività lavorativa che molto volentieri non fa riferimento in modo esplicito a questi approfondimenti filosofici. La mia domanda è di questo tipo: il pensiero razionale di cui si parlava, come interviene su un pensiero che chiamerei emotivo,
quindi che è l'esperienza di vita di questi filosofi, le ansie che hanno e come intervenire sull'altro aspetto, la concretezza nel risolvere i problemi, cioè si pone a equidistanza tra i due aspetti, la vita personale e la risoluzione dei problemi, o si pone come qualcosa di teorico, immaginario, che vive al di sopra di noi, al di sopra della vita quotidiana degli uomini. C'è una terza domanda e poi io magari fermerei qui, così diamo l'opportunità a Casati e Gianfranco e giudice di rispondere. No, allora, quindi mi sembra, se posso riassumere la questione, magari riuscite a fondere. Quindi da una parte quella del mito come forma di pensiero o alternativa o filosofica essa stessa, oppure poi in fondo il grande tema del rapporto tra la biografia degli uomini e delle donne che concretamente pensano e il loro pensiero. Purtroppo all'epoca donne poche, erano tutti uomini pensatori, o quasi tutti. Allora, per quanto riguarda la prima questione, il rapporto col mito, allora sicuramente abbiamo un pensiero che ancora è per certi versi confuso con un linguaggio e uno stile comunicativo anche che provengono dalla tradizione dei mitografi, dalle teogonie, dalle cosmogonie, no? E quindi è un pensiero che è vicino ancora al mito. Però tutti i più grandi, diciamo, interpreti della storia del pensiero antico sono concordi su un punto. Con Talete, che è il primo filosofo ricordato dalla tradizione, si compie una rivoluzione, cioè una rottura. Certo, c'è una rottura all'interno di una continuità rispetto alla tradizione mitica, ma c'è una rottura netta. Facciamo l'esempio di Talete. Talete esprime quella che è considerata la prima tesi filosofica della storia. Tutto è acqua. Il principio di tutte le cose è acqua. Prima di lui c'era una illustre tradizione mitica che parlava di oceano, no? Questa personificazione dell'acqua come uno dei principi originari delle cose. Il punto qual è? Quindi la tesi in sé, che l'acqua sia all'origine delle cose, non è nuova, c'era già nella tradizione mitica. Cosa fa però Talete? Per primo ci spiega perché l'acqua è il principio di tutte le cose, facendo notare ad esempio dall'acqua nasce la vita. Allora se dall'acqua nasce la vita, perché generalizzando non possiamo dire che l'acqua è il principio da cui scaturiscono tutte le cose? Quindi qui c'è una rottura, per la prima volta si usa il logos, cioè la ragione, per argomentare una tesi, non si limita a raccontare una storia. Quindi il mito e la filosofia, certo, in questa fase sono ancora parzialmente confusi insieme, ma emerge già la specificità del pensiero razionale, che è quella di dare ragione delle proprie proposizioni. Per quanto riguarda invece la seconda questione, ecco, un punto che non è stato sottolineato stasera, che avremo modo comunque di sottolineare nel corso dei prossimi incontri. La filosofia per gli antichi non è da intendersi come una prassi puramente intellettiva, come intendiamo noi oggi la scienza. Cioè noi oggi possiamo pensare allo scienziato che fa lo scienziato, si occupa di chimica, poi toglie il camice e si comporta come un uomo qualunque. Ecco, per i greci la filosofia è uno stile di vita totalizzante, quindi coinvolge le emozioni, la parte emotiva e non solo, lo stile di vita in tutti i suoi aspetti. La scuola filosofica dei pensieri di cui abbiamo parlato a proposito di Parmenide, no, le scuole filosofiche greche sono delle comunità di vita, non solo di pensiero. Quindi c'è uno stile di vita condiviso. No? Quindi, attenzione, certo, questo pensiero ci sembra astruso, astratto, ma in realtà è qualcosa che ha la potenza di orientare la vita, ha anche un aspetto religioso molto forte, come abbiamo visto, cioè in qualche modo un rapporto con il divino. Per quanto riguarda il fatto che la filosofia possa aiutarci a risolvere i problemi, su questo ho qualche dubbio. C'era un aneddoto molto divertente raccontato da Platone nel Teeteto su Talete, che un giorno passeggiando guardava le stelle e non vide un pozzo e cadde in un pozzo e viene deriso da una servetta tracia. Quindi questo penso che la dica tutta. Sì, no, io volevo soffermarmi su questa, diciamo, sulla la prima domanda,
è già stata, diciamo, esaurita, insomma, dicendo, su questo secondo punto, cioè sulla domanda, diciamo, successiva, è interessante e importante la domanda che lei ha fatto, perché in effetti ci ha permesso di specificare un punto che importante, che riguarda appunto l'origine della filosofia, cioè come è nata, poi appunto, come diceva Filippo, avremo occasione di tornarci, ma poi anche in generale su che cosa è la filosofia, nel senso che appunto nelle cose che abbiamo detto stasera, questo un fraintendimento può essere appunto sicuramente, questo è probabilmente responsabilità nostra, appunto quello di avere parlato, diciamo, di pensiero, di una visione, insomma, appunto molto astratta, molto appunto teorica, no? Che riguarda appunto l'essere, il non essere, il divenire. Ecco, però in effetti, appunto, come adesso ricordava giustamente Filippo, però qualcosa abbiamo detto, ma troppo poco, facendo riferimento alla biografia di questi personaggi. Cioè, in realtà, diciamo così, quando dicevo anche prima, è sbagliato definire Eraclito, Parmenide, Talete, Anassimandro, Pitagora, Democrito, insomma, Socrate, no, di cui parleremo in modo specifico, dei teorici, dei filosofi. In realtà, lei giustamente faceva riferimento alla, diciamo, alla sfera della biografia, poi fondamentalmente, no? La dimensione emotiva, della vita, insomma, del vissuto. Beh, in realtà queste figure che poi vengono caratterizzate, categorizzate, per cui l'essere, il divenire, per cui diventano, come dire, delle categorie anche molto astratte, in realtà, certo, quello è il pensiero come emerge poi nella tradizione filosofica, però questo pensiero in realtà è nato da quelle che sono biografie, esperienze di vita che erano tutt'altro che puramente teoriche. Cioè, nel senso che il pensiero che poi diventa filosofico nasce fondamentalmente come una prassi, come un'esperienza di vita. Dicevo prima, è più corretto chiamare questi personaggi dei sapienti, dei saggi. Ecco, pensiamo a questa parola qui. Quando noi parliamo di, diciamo che una persona è sapiente, oppure diciamo che una persona ha una saggezza, il nostro pensiero a che cosa va immediatamente quando troviamo questo tipo di definizioni? Va a delle persone che sono tutt'altro che dei puri teorici, no? Cioè, una persona che è saggia, una persona che è sapiente, no? Noi pensiamo immediatamente a una persona che sa rapportarsi alla vita, sa rapportarsi alla esistenza in un certo modo, usando il pensiero, usando la ragione, usando la filosofia, possiamo metterci anche questo, ma sicuramente, diciamo, il suo sapere è un sapere che è molto intrecciato con la vita. Per cui, per esempio, parlando prima di Eraclito, dicevo che lui era molto interessato alla vita politica di Efeso, voleva appunto rinnovare le leggi della città, si scontra con i suoi concittadini perché ritiene che non siano adeguati per governare. Quindi in realtà, poi noi leggiamo Eraclito, diciamo il Logos, il divenire, l'unità, il molteplice, però in realtà sì, c'è questo, e questo è giustamente, diciamo, conservato dalla tradizione filosofica ed è quello che ci interessa in termini strettamente filosofici, però in realtà questo pensiero matura da quella che è un'esperienza di vita. Per cui è vero che la filosofia non serve dal punto di vista della risoluzione di problemi tecnico-pratici, però come ci insegna anche la storia della filosofia, leggendo e studiando le biografie di tanti pensatori, di tanti filosofi, soprattutto di quelli più antichi, no? In realtà vediamo che il loro pensiero, la loro filosofia, era anche qualcosa che serviva a condurre la loro vita e la loro esistenza in un modo che era ritenuto virtuoso. Quindi questo è un aspetto che in effetti ci potrebbe portare a dire che la filosofia invece può essere anche molto utile.
No, perché ti dà, diciamo, un indirizzo di vita, ti dice qual è la direzione da prendere, quali sono le scelte da fare, no? Ecco, ripeto, la figura emblematica potrebbe essere quella di Socrate, ne parleremo, appunto. Quindi da questo punto di vista la domanda che lei ha fatto secondo me è molto importante, perché in effetti ci ha costretto a parlare di questo aspetto, che forse parlando, diciamo così, in termini molto teorici, no, dei concetti, delle categorie, si rischia di perdere, no? Per cui alla fine diventa quasi un parlare di, come dire, di un pensiero che come se fosse maturato, insomma, sulle nuvole, no? Per cui non si capisce bene chi sono quelli che lo hanno prodotto, insomma, in realtà non è così, anche se poi della vita di questi pensatori sappiamo ben poco, e poi c'è anche questo problema qui, no? Sì, in fondo i testi che ci rimangono di questi autori, se li portiamo fuori dalla cultura e dalla civiltà della scrittura nella quale siamo immersi, assumono tutto un altro sapore, perché i frammenti di Eraclito sono degli aforismi pratici che servono non solo per pensare come il maestro, ma per vivere come il maestro, e allo stesso modo i versi di Parmenide sono da fruire oralmente per il gruppo di seguaci che si raduna intorno alla scuola, che è molto diversa dalla nostra idea di scuola. Beh, io ringrazio Gianfranco Giudice e Filippo Casati per questa serata, il primo di una serie. Io magari invito per i saluti finali, e io intanto però vi ricordo che la prossima iniziativa è quella, sarà sempre qui naturalmente alle ore 21 il 10 novembre, e il suo titolo è La rivoluzione socratica. Grazie. Io ringrazio a nome del pubblico che vi ha già tributato con questo applauso finale il ringraziamento per questa prima serata. Lo dico rivolgendomi a tutti che è anche un po' un esperimento, nel senso che l'idea è nata attorno a, come dire, a una pizza nel mese di giugno, che abbiamo mangiato assieme a Filippo e a Gianfranco, e abbiamo provato a metterci in gioco. E abbiamo provato anche, al di là delle considerazioni finali, di quanto alle volte magari parlare di argomenti filosofici faccia quasi sembrare che il pensiero filosofico sia disincarnato, in realtà un po' la scommessa anche di questi incontri, di queste serate, è proprio di mettere il pensiero filosofico in circolo e quindi ricondurlo alla sua origine, per riprendere alcuni dei temi che avete affrontato nel corso della serata. Quindi davvero grazie per aver accettato la sfida, e ci rivediamo quindi tra 3 settimane sempre qui per affrontare, vabbè, un'altra, come dire, vetta del pensiero filosofico antico, che appunto è Socrate. Vi ricordo che a corredo della serata è possibile anche acquistare dei testi degli autori, dei pensatori, dei temi che abbiamo affrontato questa sera. Luigi ha recuperato in extremis anche il libro di Gianfranco e di Filippo, quindi c'è la possibilità di acquistare anche questo testo se volete. E devo solo concludere ricordando il prossimo appuntamento delle attività della Biblioteca Comunale e dell'Assessorato alla Cultura, che è giovedì prossimo, 27 ottobre. Avremo con noi il professor Giulio Bernasconi, che affronterà il tema della notte del Regno Liberale a 100 anni dalla Marcia su Roma. 27 ottobre, ore 21, sempre in Sala Consigliare. Ultimissimo spot che faccio a favore della biblioteca e dell'amministrazione comunale: se qualcuno di voi volesse ricevere gli aggiornamenti tramite la nostra newsletter, può compilare il modulo che adesso metterò a disposizione sul tavolo della mensa consigliare e lasciarci il suo indirizzo email. Con questo concludo, ringraziando ancora i nostri ospiti e anche il nostro pubblico. Grazie e buonanotte. Grazie a tutti voi.